negli anni 50-60 noi artigiani, piccoli imprenditori, guardavamo la Scandinavia, Danimarca, Svezia, Finlandia, che erano i maestri del design, cominciavano, e noi abbiamo visto quelle qualità che loro hanno portato avanti, come l'industria è seguita. Noi ci siamo inseriti noi, dal 60 al 70 è stato l'anno d'oro dell'abbinamento tra l'industria o gli artigiani con i grandi designer, e quindi è nato il design italiano. Quindi, dato che la metafora della famiglia va per la maggiore, che stai facendo? Ha visto, maestro? Sto facendo la manicure a sto divano. Bravo. La metafora della famiglia va per la maggiore, diremo che anche il design italiano, che nasce trionfalmente negli anni 60 in Lombardia, ha un padre e una madre. Il padre progetto e la madre piccola impresa. Sigla. I nostri ospiti di oggi sono Giuliana Gravigna e Antonia Astori. Prima di presentarvele diffusamente, vediamo insieme la scheda di questa puntata dedicata al trionfo del design italiano. La fase dei grandi entusiasmi, delle sfrenate sperimentazioni del design italiano, ha il suo culmine negli anni 60, con una enorme produzione di oggetti di consumo, in cui l'equilibrio tra valore progettuale ed estetico è sempre più delicato. La domanda del mercato nazionale ed internazionale, ancora in forte crescita, impone a progettisti e produttori un ricambio sempre più veloce dell'offerta. Gli oggetti vengono riconosciuti e acquistati più spesso per la loro firma che per un loro reale valore d'uso o di innovazione. In questa sorta di star system vedono così il loro personale trionfo designer come Mario Bellini, Vico Magistretti, Gaia Ulenti, Angelo Mangiarotti, Enzo Mari, Rodolfo Bonetto, Marco Zanuso. Talvolta, contro le stesse intenzioni progettuali degli autori, certi oggetti diventano più simili a moderni feticci, da esibire come segni di una condizione culturale ed economica superiore. Significativo il caso di Massimo e Lella Vignelli, che trasferiti negli Stati Uniti ottengono uno straordinario successo personale come rappresentanti del più puro Italian design.
cominciamo con la signora Gramigna. Giuliana Gramigna nasce come designer. Si ricordano le poltroncine Springtime e Poker degli anni 70, gli anni del trionfo. Ecco, ma soprattutto Giuliana Gramigna è storica, teorica, critica del design. Sì. Quindi lei ha vissuto un doppio ruolo di protagonista di quegli anni ruggenti, ma quindi anche di coscienza critica. Certo. Ecco, come si è sentita in questa duplicazione? Non è facile dire che cosa succedeva. Oggi possiamo capire più facilmente che, siccome la guerra era finita da poco e c'era in atto questa grande ricostruzione, è stata in ragione di questa ricostruzione, soprattutto in Nord Italia, che si è reso necessario la nascita di prodotti per le nuove case, perché il nuovo design è nato fondamentalmente come la sollecitazione a una necessità e quindi è stato necessario cominciare a pensare a produrre degli arredi, degli oggetti che entrassero nelle nuove case, che non erano più quelle di prima della guerra, perché gli architetti progettavano case con molta economia, con locali piccoli, non si poteva più fare... le cose per... Se permette, per me già è una sorpresa, perché forse per essermi accostato con troppo ritardo al design, mi sono convinto che fosse invece fin dall'inizio destinato a un pubblico sofisticato, no, raffinato, no. Allora, caro anche, no. Allora, purtroppo c'è stato subito un problema, che mentre gli architetti e i designer cercavano di progettare le cose per il futuro, per una grande massa, diciamo così, la impossibilità di poter produrre subito con la grande serie, quindi con la ripetitività veramente numerica dei prodotti, non ha potuto all'inizio portare questi prodotti ad avere questi famosi prezzi che dovevano essere competitivi. Per cui questo design, nato nelle intenzioni per essere il design per la gente, in realtà è diventato il design per un'elite. Un caso tipico è quello di Zanuso, che Zanuso aveva fatto per la Pirelli Sassa le prove per i sedili d'automobile con un materiale nuovo che si chiama gomma piuma. Ed è stato dalle sperimentazioni che lui ha fatto con la Sassa che l'Arflex, la Sassa era una consociata, un pezzettino di Pirelli, che l'Arflex ha pensato con Zanuso di vedere di applicare al design per la casa la gomma piuma. E che ne venne fuori? E ne venne fuori la Lady, ne venne fuori la Milord, ne che venne sono fuori delle che sono le poltrone, il divano nonna triennale, sono dei pezzi fondamentali nella storia del design italiano. Una rivoluzione totale, perché da allora le poltrone e i divani sono stati fatti così. Senta, signora, pochissime parole. Lei ha scritto anche un libro e questo libro è diventato introvabile al punto che si vende all'asta. Sì, è proprio così. E questo mi fa perché molto di quando piacere. È il libro? No, il libro è dell'85. E il titolo? Il titolo è il repertorio dell'oggetto di... dell'arredo domestico dal 1950 al 1980. Ed è talmente importante e prezioso che è stato venduto all'asta da Sotheby's. Sì, non mi ricordo se da Christie o da Sotheby's. E che prezzo, che offerta ha realizzato? Mezzo milione. Mezzo milione? Quindi sì. Era suo il libro? No, il libro era di chi lo ha venduto all'asta. Ho capito. Beato lui, comunque adesso... Ma perché è semplicemente uno strumento di lavoro, quindi la stranezza è che questa cosa, che è come un dizionario, insomma, beh, abbia avuto questa... Abbiamo una testimonianza di un design, anche lui, del periodo epico, Angelo Mangiarotti. Noi siamo stati più vivaci, più abbiamo avuto una condizione, diciamo, socio-economica favorevole. Abbiamo avuto, diciamo, della possibilità di sfruttare un artigianato molto ricettivo, abbiamo avuto la possibilità che in quel momento il livello della nazione stava salendo, per cui faceva piacere cambiare, magari inutilmente, ma cambiare tante volte l'automobile piuttosto che il frigorifero. Oggi è un po' meno, insomma, anche.
voglio dire, queste cose vanno un po' ridimensionate. Non c'è dubbio che abbiamo, per fortuna, sfruttato un momento abbastanza interessante che ci ha permesso, anche dovuto alla nostra capacità, questo non c'è dubbio, voglio dire, non mettiamoci la cenere addosso. Antonia Stori, lei non se la mette la cenere addosso? No. No, non c'è proprio ragione. Antonia Stori rappresenta un caso importante nella storia del nostro design di identificazione del progettista nel produttore o del produttore nel progettista. E dunque lei per la Driade nel 1983 disegna il sistema Oikos. Nel 72 disegno il sistema Oikos, sì, che è un sistema, è un sistema a componibilità piana che nasce dalla scelta di un pannello intrucciolare bimelaminico bianco, quindi una scelta, come dire, di un pannello molto facile per essere lavorato dall'industria e per fare un componibile che può entrare in ogni parte della casa, ecco, sistema, a basso prezzo. Allora, a basso prezzo. Quindi condivido con Giuliana Gramigna questa idea che il design non è fatto solo per fare pezzi preziosi per pochi, ma che nelle nostre intenzioni c'era questo desiderio di arrivare ad avere degli oggetti per tutti. Ecco, ma che vuol dire precisamente un sistema? Un sistema è un metaprogetto, cioè io immagino un archivio di componenti come nella prefabbricazione edilizia, un archivio di componenti con le quali di volta in volta si costruisce dalla parete attrezzata al mobile, quindi dipende dalla vastità degli elementi del sistema perché si possa determinare un sistema che va dalla zona giorno alla zona notte, alla cucina anche, o un sistema più parziale. Io mi dedico a dei sistemi globali. Diciamo che io ho lavorato per quello che Le Corbusier definiva la parte del design più legata all'architettura che al mobile. Cioè, io guardo molto di più l'architettura, perché in fondo queste strutture di contenimento non sono dei mobili oggetto, ma sono delle parti di servizio della casa. Quindi in qualche modo si integra nella nozione di machine à vivre. Sì, machine à vivre, sì. A vivere. Sì. Senta, Antonia, la Driade a un certo momento del suo sviluppo, della sua storia, dedica una particolare attività al settore dell'imbottito. Ne sa qualcosa? Presumo il settore dell'imbottito. Allora, qualcuno ha definito il mio lavoro le ossa della Driade. E poi ci sono sempre state delle sperimentazioni dall'imbottito all'oggetto fatti da altri designer, che sono i fiori dentro questa struttura, no? Diciamo i sondaggi poetici di altre espressività che erano gli altri designer. Tra questi sicuramente anche l'imbottito, poi ne vedremo uno, penso che lo farete vedere qua, di De Paslo Mazzi d'Urbino. Diciamo che però nel campo dell'imbottito si sono sempre fatti un po' degli esperimenti di linguaggio sull'imbottito, più che pensare all'imbottito per la grande massa o un imbottito semplice. Non so, qui c'è la Due Cavalli che hanno fatto De Paslo Mazzi d'Urbino nel 69 e nasce da un immaginario giovane. Due Cavalli perché? E l'hanno chiamata così proprio per il nome della macchina Due Cavalli, perché in quel momento io con i miei primi sistemi componibili molto semplici e loro con questo progetto si pensava a una casa mobile trasformista che togliesse queste gerarchie tra gli ambienti, cioè al di là della casa borghese, diciamo, pensavamo a queste case dove gli oggetti si potevano prendere e portare da un'altra parte e quindi addirittura estrapolare dall'immaginario dell'automobile un imbottito. Ho capito. Case come nei primi film di Godard, forse. Più o meno, sì. Poi si pensava forse a una mobilità della gente che in realtà in Italia allora non era successa, comincia adesso a succedere con i nostri figli.
poco fa ha detto che Antonio Astori provvede alle ossa della Driade. Quali ossa sta realizzando adesso? Beh, ho appena finito un aggiornamento sul programma Cucine, Driade Chef, e niente, in continuazione quando si fanno dei sistemi li si aggiornano, quindi c'è un lavoro iniziale molto rigoroso di struttura, di dar forma, e poi c'è un lavoro molto meticoloso nel corso degli anni, che è quello per mantenere in vita un sistema, di dalle nuove vesti, nuove possibilità espressive, un po' come crescere un figlio, avere un sistema, non è come fare una sedia che è fatta e finita. Benissimo, posso fare una domanda fulminea quanto forse indiscreta? Il critico Giuliana Gramigna, come definirebbe sinteticamente il prodotto di Antonio Astori? Lo definirei un prodotto di grande razionalità e quindi un prodotto che va assolutamente attraverso e al di là di tutte quelle mode che hanno segnato con delle immagini particolari il prodotto di design. E questi prodotti sono prodotti che restano. Beh, un bel complimento. Mica male. Ma ne sono convinta. Benissimo. Ecco, adesso noi, l'Italia esporta design, ma anche designer. Perlomeno esiste una, come dire, notissima, apprezzatissima coppia di designer italiani autoesportatisi, che sono Lella e Massimo Vignelli, che vivono in America, non voglio dire in quale città perché probabilmente la sbaglio. No, la so io perché sono nel loro studio a New York. Benissimo. Siamo andati in America la prima volta nel 57, con una borsa di studio per 3 anni, e poi tornati a Milano nel 60, siamo rimasti fino al 65. Dopodiché ci è venuta voglia di tornare in America per in un certo senso esportare la nostra missione. Siamo tornati come missionari del design, missionari di un certo tipo di attitudine verso il design, soprattutto in un ambiente tipo quello americano che era molto dedicato alla specializzazione. Quindi abbiamo portato fin dall'inizio questa possibilità di estendere il campo del design dalla comunicazione al disegno degli oggetti, dagli interni, ai mobili, eccetera, eccetera, tutto il campo del design. Non c'era questa visione umanistica del campo del design. Noi a questo punto siamo arrivati veramente al punto di vivere del nostro design, perché abbiamo le nostre sedie, i nostri piatti, i nostri divani, i nostri bicchieri, i nostri vestiti, posate, i nostri vestiti, orologi. Viviamo veramente del nostro design. Perché? E questa è una necessità, perché in fin dei conti disegniamo quello che non troviamo. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, no, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Ma chi è? Geppetto, il padre di Pinocchio. Non solo il padre, ma anche il designer di Pinocchio. Oh. Forse il primo e più famoso designer italiano. Posso continuare? Certo. Non era un pezzo di legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per riscaldare le stanze. Senti quanta consapevolezza materica, quale sensibilità ecomorfologica, è un precursore del biodesign con uso di materiali poveri. Appena Mastro Ciliegia l'ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e borbottò a mezza voce: questo legno le è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Ecco la progettualità, l'antica e essenziale progettualità italiana dei castiglioni, dei gioponti, i gioponti della sedia superleggera. Mastro Ciliegia? E perché no? Ma con quel nome da vegetale, Ciliegia. Ma non è mica il solo, hai mai sentito nominare Pomodoro, Gio Pomodoro? No, Gio Ponti. No, Pomodoro, c'è Gio Ponti e Gio Pomodoro. Come c'è Mastro Ciliegia. Vada pure avanti, Geppetto. Bontà sua, eh? Allora, detto fatto, Mastro Ciliegia prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza.
ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, sentì una vocina sottile che disse raccomandandosi: non mi picchiare tanto forte. Ma ti rendi conto, questo è lo sviluppo ecosostenibile, i legni parlanti. Mastro Ciliegia ha anticipato le sfide future, il terzo millennio, l'umanizzazione dei nuovi scenari domestici, degli spazi comportamentali. Ah, maestro, guardi, a forza di frequentare questi designer è diventato matto pure lei. Lei, Geppetto, pensò subito di fare con quel legno non un tavolino ma un pupazzo? Sicuro, sicuro. Neppure un tavolino pupazzo come le più recenti creazioni di Philip Stark? Di chi? Stark, un suo collega, un grande designer francese, ha fatto dei tavolinetti che hanno come base i nani di Walt Disney. Non mi parli di patiti, eh? Non le piace Walt Disney? No, no, l'ha fatto di mio Pinocchio un pupazzetto arnoso e melezzo, come dite voi, Yankee. Mentre lei voleva uno spigoloso burattino di legno. Sicuro, un burattino meraviglioso che sapesse ballare, cantare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Ma se esistesse davvero, oggi sarebbe il pezzo forte del MoMA di New York, il Museum of Modern Art. Oppure del Bau, come si chiama quella casa del cane in Germania? Vuoi dire la Bauhaus di Walter Gropius? Sì, quella roba lì. No, mi Pinocchio l'ha abbaiato una volta sola di notte, quando il contadino lo legò il casotto di legno a fare il cane da guardia. Sì, già, per cacciare le faine dal pollaio. Occorre altro? No, grazie. La proporrò, signor Geppetto, per un compasso d'oro alla memoria. Grazie, grazie a lei. Ed ecco ora una brevissima dichiarazione dell'intramontabile, delizioso enfant terrible del design italiano, Vico Magistretti. Intanto durano da tantissimo l'Italian Design, perché in definitiva è cominciato nel 60, durano ancora adesso, sono quasi 40 anni, non c'è fenomeno culturale di questo secolo che sia durato tanto a lungo, se lo vogliamo chiamare un fenomeno culturale. Sì, che lo chiamiamo un fenomeno culturale, no? Direi di sì. Questa lo è la Due Cavalli? Due Cavalli di De Pasla-Mazzi d'Urbino del 69, e appunto prende il nome dalla famosa auto. È molto leggera, questo tubo curvo con dei tensori all'interno in elastico e questo rivestimento leggerissimo e sfilabile dietro. È tutto stringato. Il giudizio critico? Il mio? No, secondo me è un pezzo eccezionale, proprio perché risolve con la essenzialità della tecnologia usata un prodotto in modo perfetto. La poltrona è comodissima ed è risolta con un segno, che è quello della struttura. E su questa struttura è insilata la guaina. E questo... Ed è un prodotto della Driade di suo fratello. Sì. E lei ha avuto il particolare buon gusto di non portare qui oggetti disegnati da lei. Non è facile comunque portare qui un sistema. Un sistema è una cosa anche mentale. Ci voleva forse anche lo studio. È limitativo portarsi un pezzo di sistema, anzi è presunzione. Ho capito. Fai girare un po' questa... Eccola. Questa invece è... Questa è la poltrona Melaina che è stata disegnata da Bonetto, sempre per Driade, e che è una perfetta rappresentazione di quello che dicevo prima, cioè di quando un progetto è stato fatto pensando alla possibilità di poterlo eseguire, quindi costruire, quindi prodotto con un certo determinato materiale. Cioè la forma che ha questa poltrona non potrebbe essere fatta con dei materiali diversi, perché solamente attraverso l'impiego di questo materiale, che è un materiale in plastica stampato, che si può ottenere questo nastro unico e quindi questa forma plastica che è ottenuta mediante l'impiego di questo materiale. Non so se riesco a spiegare bene questo. Sì, insomma si vuol fare una poltrona. Sì. Si vuol fare una poltrona con del materiale plastico. Questo materiale plastico deve essere stampato e ha una serie di enormi problemi perché non si può stampare in tutte le maniere.
ci sono delle maniere, delle tecniche particolari per stampare. La forma che si poteva dare a una poltrona, poteva, volendola fare, con, lei vede, è un nastro unico. Certo. E quindi, che viene quindi stampata dal di sotto, mi pare. È così, no? Viene stampata. Ecco, ora il critico ha dato una descrizione tecnica e lei ci dia un giudizio estetico. È un po' rivoluzionaria nell'estetica, perché in un certo senso va contro tutte quelle che erano le poltroncine leggere in plastica da giardino e vuole essere invece una poltrona quasi ottocentesca per interno. Ma è una poltrona da esterno? No, da interno. Come si vuole, come però riprende queste curvature molto classiche della poltroncina, anche in, che può essere in bimini, ma che può anche essere quella poltroncina della stanza da letto che si è sempre usata. Imbottita. Benissimo, a proposito di imbottiture, qui abbiamo un'orgia di divani, una molteplicità di linguaggi, diceva. Sì, la caratteristica del design italiano, una delle caratteristiche... Muovi un po', vediamo, appoggia qui, prego. Una delle caratteristiche del design italiano a cui ho assistito in quegli anni, in cui cominciavo a lavorare, era proprio questa pluralità di linguaggi e quindi queste correnti, come potevano essere queste avanguardie rappresentate dagli Archizoom, Super Studio, e quelli che chiamavano i designer radicali, che sperimentavano, come dire, forme tratte dall'arte, dalla pop art e da un immaginario che niente aveva a che fare col razionalismo, che era la matrice invece di altri tipi di designer, e quindi la convivenza di persone come appunto questi gruppi alternativi, la potenzialità diciamo di metamorfosi è pressoché illimitata. Esatto, ci si può sdraiare anche così, sì. Senza rovinare. La pubblicità di questo ricerca di un mondo libero, no? Al di là degli schemi borghesi che invitava poi a tutte queste forme, certo, alternative a quelle che era il classico sofà e poltrona della nonna. Nella sua fantastica umiltà, lei tende a dare permanentemente le spalle all'obiettivo. No, adesso lo guardo bene. E posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti, diciamo, di questi anni e di queste forme. C'è anche una ragione, e la ragione sta anche in una esasperazione che il razionalismo, il razionalismo è stata una dottrina quasi calvinista, cioè che si imponeva con una estrema rigidità ed è stata riconosciuta come una forzatura e come una mancanza di libertà alla fantasia e alla libertà. Per cui questi designer e queste produzioni sono delle produzioni nate come contestazione al razionalismo e quindi, per conto mio, vanno viste in questa ottica. Non sono nate per produrre dei prodotti per la casa, sono nate per contestare una certa situazione che si riteneva ormai esaurita o immobile. Okay. In più, cioè, mentre il design, diciamo, storico ha cercato, magari non riuscendoci, ma di fare una produzione adatta alla gente, cioè adatta a tutti, questa certo non è una produzione adatta, cioè che nasce per tutti, assolutamente no. Quindi queste, più che curve ergonomiche, sono curve ideologiche. Sì, diciamo che cercano nell'ergonomia di riscattare la libertà di esprimersi. Forse anche un po' di barocco cattolico. Anche. Cioè, in fondo, anche il barocco è stato a sua volta una forma di rifiuto del razionalismo di tutta l'età classica e del Rinascimento. Il professor De Fusco, in un saggio, diceva: non dimentichiamo che in quegli anni lo slogan era come l'immaginazione al potere. Certo. Ecco, adesso permettete una scheda, quella dedicata alla famosa e gloriosa vetreria Venini di Murano.
L'arte del vetro è antica e non ha subito mutazioni. Ancora oggi, il vetro viene preparato di notte. Le sabbie vengono poste in mastelli e quindi lasciate nelle fornaci. A 1200 gradi la sabbia si scioglie e diventa magma vetroso, pronto per essere usato. Ancora oggi la vetreria è organizzata in piazze. Ogni piazza ha un forno, un maestro vetraio e alcuni aiutanti. Le lavorazioni del vetro sono infinite, tante quante sono le forme che possono essere create. Ogni pezzo deve essere soffiato, modellato, raffreddato, poi nuovamente riscaldato. I colori vengono aggiunti, sovrapposti, mescolati. Il lavoro è regolato da un meccanismo preciso, silenzioso, ritmico. Gli aiutanti preparano il pezzo, il maestro gli dà forma e lo perfeziona. Quando Paolo Venini fondò le vetrerie Venini nel 1921, ebbe l'idea e la capacità di coniugare l'eredità dei maestri vetrai di Murano con la creatività di giovani artisti e designers. Un'intuizione che ha consentito la realizzazione di piccoli gioielli in vetro, nonché la fortuna nel tempo di questa azienda. Nel 1960, Tobia Scarpa disegnò una bottiglia chiamata Occhi. È ancora in produzione e si avvale di una tecnica particolare, quella della murrina. Prima vengono preparate delle canne di vetro coperte da una guaina colorata. Una volta raffreddate, le canne vengono tagliate in piccole tessere, quindi composte su una lastra e scaldate fino a farle diventare una tessitura di vetro che il maestro vetraio modella e plasma, fino a quando la forma della bottiglia non è raggiunta. Il trionfo del design italiano. Sentiamo qualche suggerimento attinente alla letteratura trionfalistica sul design italiano. Anna del Gatto, Stefano Casciani, autori e bibliofili. Ciao, allora. Sì, Stefano. È curioso che in questa puntata dedicata agli anni 60, che tutti si aspettano sempre estremamente effervescenti, sia emerso anche il discorso su quella che è stata, seppur era lontana, un'anima calvinista del design degli anni 60. Io ho scelto il libro più calvinista che ho potuto trovare, che ha questa bella copertina grigia. È un libro singolare di uno storico tedesco che si chiama Karl Mang, Storia del mobile moderno, ed è interessante dal punto di vista dell'analisi che viene fatta sugli anni 60 e 70 sul design, in particolare quello scandinavo che abbiamo sentito citare prima, tra le matrici del design italiano. Qui vengono presentati i progetti di Saarinen, Jacobsen e altri curiosi personaggi come lo svizzero Hans Gugelow, che è stato un po' uno degli iniziatori del discorso sui sistemi che, come abbiamo visto, per esempio Antonio Astori ha molto sviluppato in questi anni. E qualcosa di meno calvinista? A Calvino gli fischiano le orecchie. Quale? Puoi suggerire il religioso o lo scrittore? No, qualcosa di molto meno calvinista e molto più effervescente è questo libro dedicato alla produzione per cui Antonio Astori e altri designer hanno lavorato per 25 anni, si chiama Dryade Book, l'autore è Fulvio Irace, un quarto di secolo in progetto, e qui abbiamo immagini molto belle come quelle di Aldo Ballo, che è stato uno dei fotografi migliori della produzione Dryade, che ci danno gli aspetti anche più
ironici e divertenti dell'immagine del design italiano di questi anni. Oh, di questi libri ce n'è qualcuno in commercio, a parte quello della signora Gramigna, che però costa 500.000? No, questi due che vi ho appena presentato sono tutti e due in commercio. Sì. Magari meno trovabile è il mio, perché è il catalogo della mostra del design della Triennale di Milano, che riguarda gli anni che vanno dal 45 al 63, quindi proprio il periodo che avete analizzato oggi. Una delle tante belle mostre che insomma dovevano poi portare a questa tanto auspicata concretizzazione del museo del design. In realtà ancora il museo è così un po' sospeso, non si riesce mai ad arrivare in fondo a questa tormentatissima vicenda. Poi sempre per rileggere e inquadrare in un arco più ampio il periodo di oggi, ho ripreso il librino di Stefano, che vedo terminare agli anni 90, quindi caro Stefano devi aggiornarlo a 10 anni. E poi le tue navigazioni. E invece le navigazioni su internet sono molto perigliose su questi anni, e si trova di tutto, dal collezionismo al feticismo degli oggetti. Io suggerisco più seriamente di andare a vedere i siti di alcune aziende italiane che hanno molto fatto in questi anni, sia come sperimentazione che come vera produzione per il mercato, ed è interessante la discussione che mi sembra ancora aperta sulla produzione effettivamente industriale di questi oggetti o meno. Si possono fare i nomi di alcune aziende come ovviamente Cartel, Artemide, Zanotta e Wolfram, che è una singolarissima azienda di Torino che ha lavorato con molti e bravissimi architetti e designer e anche artisti come Piero Gilardi. Benissimo, finito? Sì, grazie. Arrivederci. Sì. Ciao. Grazie a tutti, la puntata finisce qui. Ringrazio in modo particolare Giuliana Gramigna e Antonia Astori. Vi saluto, ecco qua. Questo manicure ti ha stancato? Sì, maestro. Buon riposo. Grazie.